Intanto a Pescara prosegue la settimana AstraZeneca, anche oggi somministrazioni agli over 60 presso il Palafiere di Via Tirino. Prima però di parlare di questo, grazie ad un contributo, abbiamo in collegamento Antonella Micolitti che si trova a Pescara lungo la riviera e a cui cedo la linea, considerando anche il fatto che sicuramente considerando il fine settimana ci sarà anche molto fermento e molto movimento. Buonasera Antonella. Buonasera Paolo, buonasera ai telespettatori del TG8, ci troviamo alla nave di Cascella, c'è tanta gente in giro soprattutto sul lungomare che ha voglia di riappropriarsi in particolar modo del mare, bisogna dire che la maggior parte delle persone indossa le mascherine, c'è però chi non la porta o la porta in maniera scorretta e ci sono i presidi delle forze dell'ordine che pattugliano il territorio soprattutto per cercare di evitare i pericoli. Assembramenti per quanto riguarda i contagi. Vado però subito a leggervi il bollettino Covid fornito dalla Regione Abruzzo di oggi, sabato 8 maggio. 85 i nuovi positivi di età compresa tra 5 e 88 anni, meno 40 nella provincia dell'Aquila, 17 casi in quella di Chieti, 9 nella provincia di Pescara, 16 nella provincia di Teramo. Sono stati eseguiti 3.855 tamponi molecolari e 3.140 test antigenici. Purtroppo ci sono stati però anche 6 deceduti. Il numero dei guariti più 168 rispetto a ieri, il numero dei guariti che sale a 62.115, 7.822 gli attualmente positivi nella nostra regione, meno 89, 281 i ricoverati in area medica con un meno 26, 28 ricoverati in terapia intensiva più 1, 7.513 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte della ASL. Ti dicevo che siamo qui alla nave di Cascella in pieno centro a Pescara, dove c'è gente che passeggia non solo qui sulla riviera ma anche per il corso, e bisogna far sì che la curva dei contagi però non risalga. Infatti i dati a Pescara e in provincia sono incoraggianti con il crollo dei contagi, ma assolutamente bisogna continuare ad adottare il buon senso e quelle regole semplici che impediscono i contagi. E il Pescara e ovviamente tutto l'Abruzzo, ma in particolar modo qui parliamo di Pescara, si difende dal Covid anche attraverso i vaccini. Questa mattina siamo stati nel centro della Palafiere, il centro vaccinale, un centro di eccellenza. Ieri ha ricevuto i complimenti da parte del commissario Figliuolo e del capo della protezione civile Cuccio, che sono stati in visita proprio in Abruzzo. Siamo stati, come vi dicevo, al Palafiere di Via a Tirino, dove abbiamo ascoltato l'assessore comunale di Pescara Eugenio Seccia, che ci ha parlato della cosiddetta settimana di AstraZeneca. Da lunedì fino a mercoledì, ma si potrebbe proseguire se le dosi aumenteranno, gli over 60, le persone che hanno superato i 60 anni, possono prenotarsi sul sito del comune di Pescara e dunque ricevere la dose del vaccino di AstraZeneca. Noi lo abbiamo ascoltato, tra l'altro ci ha detto contiamo come città di Pescara di raggiungere, lo speriamo, l'immunità di gregge entro la fine dell'estate. Io direi a questo punto di mandare il servizio e poi ti restituisco la linea, Paolo, salutando te e tutti i telespettatori della TG8, augurando una buona domenica a tutti voi. Si è già svolta la settimana AstraZeneca, oggi sono immunizzati per la verità anche con, non solo con AstraZeneca, anche con Pfizer, poi da lunedì fino a mercoledì, ma si potrebbe proseguire anche oltre se ci sono dosi a disposizione, gli over 60 residenti in provincia di Pescara prenotandosi sul sito del comune potranno accedere alla vaccinazione AstraZeneca.
Esattamente così, durante la settimana noi effettuiamo una programmazione ordinaria tra Pfizer e AstraZeneca e la settimana scorsa ci è stata riconfermata la fornitura di 1100 dosi AstraZeneca, così che abbiamo potuto aprire la piattaforma di prenotazione del comune dove gli ultra sessantenni possono scegliere sia l'ora, ovviamente il luogo è il palafiere, e il giorno per potersi vaccinare. Mercoledì si interromperà, ma speriamo che ovviamente l'ASL ci sia dia disponibilità di altri vaccini per poter fare ulteriori giorni dedicati all'AstraZeneca Week, magari anche con l'apertura da lunedì degli ultra cinquantenni.